Regnesson. No. Si inizia, raga, inizia la league. Inizia la league, amici. Che bello arrivare ultimo anche qui. Inizia la league. No, beh, Mettiuccio, non m'offende, ultimo so io. Non m'offende. Hai sbagliato il pronostico, dicono, Michè, perché? Na. Non ho visto che strategia ha usato, porca miseria. Ma appunto qualcosa di strano, Matthew! C'ho un Milchetto davanti. Ma appungono i ramarri? Sì. Marroni. Perché penso che era un ramarro quello che mi appunto. Ah, grazie. A posto, iniziamo bene. Scusa, sono stato un po' spinto. Michè, mi hanno spinto a me e io poi sono andato. Ho sentito una punturina. Burino. Il ramarro di Roberto. Raga, adesso posso guardare la chat solo nei rettilinei, quindi messaggi brevi e circoncisi. Allora. Scusa Roberti, ma non... Ma non ci mancherebbe. È il karma, quello che io l'ho fatto ieri. No, perché stavolta io non ci sono fatto apposta, come ci hai fatto tu? No, io non l'ho fatto apposta, seguito proprio così. Mettiuccio, attento! Porca miseria, hai visto Mettiuccio? A momenti ci facevamo la bua. Grande Lupo, grazie. Ma l'asfalto è quello grigio, vero? Sì. Grazie. È quello verde, Roberto. Ho guardato, sì. Oh, io e Bubba avevo preso la curva uguale. Grazie. Intanto saluto Brandy che dice mira. Pretuccio! No, raga, non posso leggere la chat, è impossibile. Buonasera, raga, finita la gara, ve leggo. Come faccio? No, un messaggio niente riesco, ma... Allora... No, raga, non gliela faccio. Attenzione. I ramarri sono come le lucertole. Ho letto questo, però non ho letto chi l'ha letto. Marchetto Farmer, che è successo? Avete visto Marchetto Farmer? Si sarà girato, mi sa. Marchetto Farmer! Intanto saluto tutti gli amici che sono arrivati in chat, Ciao, amici. Ciao, raga. Non me. Io no. No, quel ragazzo matematico. Che sarebbe Peru? Peru, bravo. Ragazzo matematico. Pensavo Ney. Allora, no, ragazzi, sono andato. Ney ormai è dottore. No, Ney può studiare come gli pare, per me rimane comandante. Dottor comandante. Comandante. Ney può studiare come gli pare, per me rimane comandante, è bellissimo. Per me rimane possiamo fargli un passaggio di grado a farlo diventare ammiraglio. Per me è più comandante, cioè per me è comandante. Per me è comandante. Allora, ma raga, io non riesco a vedere dove sto a nà perché voglio leggere la chat, capito? Scusa Mirchetto. Mi sono sentito nominato, ha detto Ney. Un pochino. Ma sì, era James che diceva. Ci parlava di lei. Mi mancano le scorribande per lo spazio. Mi mancano Ney. Le scorregge per lo spazio, ha detto. Scorribande! Ah, scusa. No, allora, scorregge. Ma se può fare la puzzetta nello spazio, cioè come... Certo, non te sente nessuno però. No, nel senso, come va il gas? Non va in alto nello spazio, come va il gas? Ney, ci spieghi sta cosa del gas nello spazio? E dei cubetti di ghiaccio. Meno ne fai e più i tuoi colleghi saranno contenti, ecco. Aspetta che Mister Me mi ha risposto. Va normalmente il gas, tranquillo, ottimo modo per spostarsi. Ah! Praticamente se tu fai la puzzetta nello spazio ti dà la spinta, capito Andrea? Monteremo certo. Gomme medie. Ti dà la spinta e quindi puoi tornare sulla terra dallo spazio e farsi bravo, bravo, esatto. Diciamo che diventi un po' la rossa so, prima, però proprio, da... Comunque, ma... raga, vorrei puntualizzare che prima io e Manolo ci siamo toccati, io l'ho buttato fuori pista. Vedere quello che fate in privato. No, io l'ho buttato fuori pista per sbaglio, perché non l'ho per sbaglio. No, io ho arrivato la posizione, l'ho fatto passare, non mi sono rallentato e l'ho fatto passare. Lei, posso dirla che lei è un signore? Oh, lei è un signore. Signora ancora non ci posso diventare, a meno che non mi opero, quindi. Allora, comunque io se qualcuno davanti andasse fuori, io potrei arrivare a punti. Guarda, fa una cosa, se vuoi, non gioco più, così almeno arrivi... Guarda, sono appena rientrato in pista, quindi non mi rompere le scatole. Ed è rinato, Michele. Eh? Ed è rinato.
Avevo visto un funghetto per a bordo pista, volevo capire. No, volevo capire se era un porcino. Ma quello di Super Mario? Oh, ho recuperato un pupetto! Ho recuperato un pupettino! No, è Mabel! Ah, è un doppiatone! È un doppiatone! È un doppiatore! Non è Bubettino, mi sta davanti Bubettino a 3 secondi e 9. Ciao Zarok. Ciao Marco Pu. No, che gufo, stasera non funziona gufata. Non vedi che Bubba e Matthew non gli succede niente là davanti. Stasera... Robby. Oh, bello, dimmi. Se vuoi rovinare un'amicizia, sei sulla strada giusta. E la miseria. Però le ricorda di non tagliare le curve, signore. Io non sto tagliando niente, sennò c'avevo le penalità. È opinabile. No, non è opinabile, sono traiettorie. Ci sono alcune traiettorie. Occhio che l'uscita dei box è in curva. Il distacco dalla vettura davanti è 10. No, perché talvolta non ti dà la penalità quando tagli, quindi. Ecco, avete portato sfiga. Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari. A posto, avvertimento taglio curva. L'ho sempre fatta. Sono 12 giri che la fo così. Ma te ne hai fatti solo 8. Vabbè. Sapete che con quella curva presa così quanto guadagno ogni giro, sì? Ma se tagli poi tanto te le levano, secondi. Ah, beh, risconta il pit stop. Ragazzi, pit stop per Robby. Pit stop per Robby. Micheletto, tu l'hai fatta? No. Tutta? Vai, sarai in gara all'uscita dai box. Oh, Marchetto vai, Farmer. Vai. Marchetto Farmer e Manolo ai box. Marchetto Farmer e Manolo in box, forse passo davanti. Forse passo davanti. Andrea, devo frenare, bello, mi ha detto. Non devi frenare, ha detto, però l'uscita è in curva. No, è meglio che ho frenato, Andrea. È meglio che ho frenato, dammi retta, da retta a papà. Da retta a papà Robby. Che mi stava a partire via la macchina. Hai visto un pollo, che hai visto? No, mi stava a partire via la macchina. Perché c'ha le ruote fredde, pure io la sento galoppante. La sento che fa ciclop. Come fa? Ciclop. Ah, ok. Il carburante è al target più 1, puoi passare a giri del motore superiori. Ok, capo. Che ansia, raga. In chat scrivetemi che devo fare con la benzina. Se la devo mettere grassa, magra, secca. Lo sai che loro vedono in ritardo, vero? No, oggi lunedì sera solo F1. Ma perché mi sculetta così tanto con le gialle? Con le rosse non me ce faceva. 11 secondi da Manolo, 11 secondi da Manolo, 11 secondi da Manolo. È un mantra. Boh. Grassa mi dice Pirillo, voglio dare retta a Pirillo. Voglio Pirillo, voglio. Dimmi tu quando devo riportarla a secca lì. Secca, sì. Come si dice? Camisciara secca, si sa che. Grippi facile. Devo dare retta a Pirillo perché devo guadagnare la posizione, capito? Manca. Sto a una posizione dalla zona punti. Quindi, se permettete, voglio il mio primo punto nella Robby Mel F1 League. Distacco dall'auto un po' dietro, complicato. 3,7 secondi. Mico, dai, fammi un piacere. RF1L. No, zitto, quanto non dire una parola. Muretto. No, zitto. Ma proprio addosso al muretto, proprio. E dicevo, accosta un attimo, no, proprio addosso al muro. Raga, qualcuno davanti, dai, scottate per un bruttino vostro. Non è che vi ho chiesto, che ne so, portatemi la testa su un vassoio d'argento. Cioè. Yeah. Di chi? Esatto, non è specificato di chi. Portatemi, che ne so, l'ha visto Cappuccetto Rosso. Che era Cappuccetto Rosso che stava. Che la strega dice al cacciatore di portargli un vassoio un cuore di cinghiale. Però, no, quello era Biancanave. Biancanave. Raga, io ci provo. Metto grassa a quest'ultimo giro.
e chi si è visto si è visto. Ti consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Mix 2. Alla fine della gara saremo penalizzati. Vabbè, chi se ne frega. Assegnato, ecco, dei secondi da scontare. Tanto o dodicesimo o undicesimo non mi cambia niente, sto sempre senza punti. James, hai vinto? Come hai fatto? Yes. Ho tagliato tre quarti. Ah, vabbè, undicesimo, raga, quasi a punti, quasi a punti. Ci resta abbastanza carburante quasi per un solo giro. Allora, hai messo la turbina del camion grande quanto le tue testa? La tua testa. Robby, oggi ogni curva è un'inchiodata. C'ho joypad. Robby, anche tu dovresti fare la strategia che ha fatto Matthew. Allora non avete capito, io non ho capito niente che ha detto Matthew. Bianca, rossa, blu, verdone, non ho capito niente. Comunque, già messe primo, soldato Marco secondo. Oh, Michette, la ricordi l'arrivo? Ma tanto le facciamo a fine serata la classifica. Ah, i conti li famo a fine sera. Sì, va, le famo bene, serata per serata, non le famo gara per gara. Comunque, James, vincitore della prima gara. Soldato Marco secondo, Barsi mi terzo. Robby, io mi devo assentare 5 minuti. Se mi aspettate, sì, sono partite. Non ma, mi ma te pare non ti aspettiamo, Michele. Ma te pare non ti aspettiamo. Sì. A me non mi pare una gran tattica, però... Lo sai qual è la tattica migliore? Passare le prime 2-3 curve senza che ti facciano diventare un B-Blade. Una volta che hai passato quella fase lì... Ma guarda, io c'ho Bubbetto davanti, adesso cerco di superare Bubbetto. Ok, Bubba, sei morto. Franchetto, pace, non mi stringi, mi raccomando, Franchetto! Bubbetto! Franchetto! Bubbetto! Bubbetto, Franchetto! Franchetto, la targa di quel camion che ci ha attraversato la strada. Basti, l'hai presa la targa del camion. Bubbetto! Che cosa è successo? Bubbetto, Franchetto, Bubbetto! Che mi hai leggermente tagliato la strada? Io ho visto una macchina fantasma io che ho mi ha attraversato. Ho dovuto, perché se no imboccavo dentro a qualcuno. Io ho visto Bubbetto che entrava dentro a Franchetto, mi sa. E poi io sono andato addosso. Io non so come, ma mi ritrovo terzo. Il che... Io sto dietro a Matthew, me lo supero. Vabbè, succede. Mettino! Poi ci ammazziamo. Aspetta che poi ti faccio passare. No, gareggio, non mi devi far passare. Dai, non andare fuori così. Mettino! Sai come me l'hanno visto? Piano, come si guarda qui il ladro. Non me l'ero segnato in agenda. Mettino! Vabbè, a Bazzim, allora, Mettino, vieni qua! Bazzim, vieni qua, Mettino! Dove sta Mettino? Mettino, dove sei nato? Mettino, uccidi. Bazzi, vieni qua. Ma no, che supero! Mi è scappato via Mettino, non lo vedo più, dove sta? Ma perché la macchina mi va per i fatti suoi? Lo sai che i fatti vostri... Vieni qua che te devo dire una cosa. Era una trasmissione, di quando ero piccolo. Buona partenza. Ciao Micheletto, ciao, bello! Quelli erano i fatti vostri. Barzimino, vieni qua che te devo dire una cosa. Tanto bene, tanto bello, tanto tranquillo. E non mi ritrovo un Robby Mero davanti. È vero. Brutta morte. Oh. Ma che fate davanti? Io ho visto. No, Robby Mello è pericoloso, Io ho visto Michele che si è incartapecolito qualcuno. No, veramente. Vabbè, lasciamo stare. Stanno incartapecolito a te? Leggermente. Mi hanno fatto la manovra pit. Stop? No, pit che te giri. Quella lì della pulizia. Infatti. Ah. Se metto le RS pure quando io sto in curva, mi fa volare. Mi fa volare. C'è una macchinetta verde davanti che mo la supero. C'è sta macchinetta verde davanti. Michele. Mettiuccio! Dai, ho superato bene stavolta, Sì, si è tagliato la curva, grazie a cazzo. Ma no! Ha detto grazie a Gazza. Esatto, un saluto a Gazza che ci segue. Allora. Raga, io però non posso allargare sempre le curve per evitarvi, E allora stringile, come ha fatto. No, muove, ma hanno fuori. Chi è? Che è? Manna fuori Micheletto. Ma già ha mandato fuori. No, scusami, che è? Non ho visto per niente. Ma mai tagliato la strada. Michele è quello più pericoloso e quello più veloce. Cioè, fammi capire.
non lo so fare apposta. 5 secondi. Ma dato 5 è che sono scappato da una curva loro troppo largo e per evitare qualcuno e non io mi sa che ho leggermente mi sono messo in mezzo, ero un fantasma, però mi sa che ho fatto perdere 10 anni a Marco Farmer e mi dispiace di questo. Ecco. Stai perdendo un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, un secondo. Oh, Mister Me, che c'è l'aereo? Dice sta a perdere un secondo a giro da quello dietro. Raga, come state messi? Mi sto mettendo divano. Pressione a Barsim. Ma come? Ma quanto la fai sta pressione? 2,20 davanti? Miseria, 2,20 ordi che sono morto. Ma perché? Perché dicono che Altina, parla in francese? Che ha detto in francese Matthew? No, è proprio francese quello che uso. Ciao Nemo! Ah, forse perché ha detto gatto, cats. Si sono scandalizzati. Di gatto, raga, non è che. Ti piacciono i gattini. E voglio superare il mio amico Bubbam. È più veloce. È più veloce. C'ho una paura io di superare te che non ti immagini. Che non ti immagini. Mi fai paura. Io tremo. Ora mi butta fuori. No, a me solo in curva non mi dovete superare. Io nei rettilinei. È qui che io non posso fare la curva. Guarda dietro! E porca miseriaccia, t'ho visto però, sono rientrato, se no erano gatti, veramente. Dove sta questa? A destra, a sinistra, non lo so dove sta. Dove sta? Come la fa la curva questo? Sto pisciando. Che ansia, manco Barzi mi mette st'ansia quando ce l'ho dietro, guarda. Mamma mia, non capisco più come fa la curva. No. Come si fa la curva qui? Bubetto, non ti guardo più, Bubba! Che t'ho fatto, Bubba? T'ho filato dentro! Aspetta! T'ho filato nella parte interna! Come si dice, Andrea, quando tu superi? Mi schianto, Mister Me, non ho visto curva! Io come te, ho fatto uguale, identico, spiccicato a te, Bubba, mamma mia, mamma mia! Che ansia, raga! Buonanotte, mamma, sono L1! Grazie dei bitterini! Grazie del sostegno! Matthew, come sti messo? Ma non guarda. Come sti messo dietro? Bello, come sti messo dietro? Mamma mia. No, ma quelli hanno sconto, Marco. Questi sono sorpassi... Come no, si dice, Andrea, no, quando sono fatti con agonismo? Con amore. No. Bagar. Esatto. Mamma mia. Chi è quello che ci fa i box? Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Perché fa i box, già? Medie. Non mi quadri, Mister Me. Mister Me, tu non me la racconti giusta, tu c'hai qualche tattica strana. Sì, che ho mandato 5 secondi di penalità e lo piglio in quel posto. Attenzione. Speriamo che qualcuno davanti si gira. Ma perché? C'ho una tensione. Roby, frena quando esci dai box qui. Grazie, Mister Me. C'ho una tensione, Mister Me, che si taglia con un coltello. La sentite la tensione, raga, voi che state a guardare la live? Si sente la tensione, belli, la sentite? Mamma mia, io penso che bene così ne faccio più sta curva. Come l'ho pennellata, Matthew. Bolla un po'. Raga, a me sto sempre dietro. Non vedo offende se per una volta sto davanti. Dai. Se per una volta mangiate un po' di polvere non succede nulla, insomma. Sentilo. Tu devi sperare sempre che. Che non ti incrocio. Esatto. Perché mi si è accesa la chiave inglese rossa? Pure a me, che vuol dire? Ah, mi sa che stiamo in coso box.
Ah, non nella finestra. Cioè, quando è così vuol dire che c'è la finestra aperta. Ah, sì, 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 ok. E che devi fare con la finestra aperta? Più che altro ordini. Prendi aria. Michele, che è successo? No! No, devo uscire, raga. Va bene, Micheletto. Ah, devi proprio andare via? Sì, sì, sì. Stai pensavo più tardi, no, pensavo che era colpa mia. No, sei offeso. No. Va bene, a dopo, Michele. E ci sentiamo. A dopo. Ciao, Michi. Ciao, Michele. A me mi prude tanto la narice centrale. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Ciao Alessandro, grazie. Anch'io TVB. Te vuole babbo? No, te vuole babbo. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Metti, anche a te Matti, ti voglio bene. Io no. Ricordi la mia ex? Giro. Ah sì? Era grossa? No. Mettiuccio mio, mi sono schiantato! Troppo poco! No, Mettiuccio, non mi supera, aspetta, mi metti. Dai, metti, dai, metti. Dai, metti, non mi supera, ma superato! Dai, lo taglia le curve, taglia. No, è stato il cordolo, malefico. Perché fino a adesso stavamo, ma siamo di nuovo in gara. Ciao, Christian Gorky. Che disastro, ero primo. Ora primo. Sì, di una lunga serie. Ne approfitto per andare box, va. Ne approfitto per anticipare la sosta, raga. Ne approfitto per anticipare la sosta. Vai, vai. Ciao, ora. Ciao, camionis. Tutto bene, Alessandro, grazie. Quanto mi dispiace che mi sono girato, Matti. Stava a fare una bella. No. Andrea, abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Che succede mai che tu stia a fare una bellissima gara e per colpa di un cordolo la butti via, Andrea? Succede, te ce lo dico pure parecchio. Mannaggetto, quanto mi dispiace. Ce la farà arrivare a zona punti, mica ci credo io. Certo che a fine gara i punti miei fate presto a contarli. È zero. Impegnati. Robby, pensa al lato positivo. Dopo sta gara c'è il Vietnam. A posto. Ciao Cesare. Metti, sono un po' deluso. Mi senti la voce? Io no. Mettiuccio, sono un po' deluso tanto. Ma guardate, per un cacchio di cordolo stava a fare una gara stupenda. Cioè, un altro 5 minuti e stavo davanti a James. Che miseria. Andrea, sta attento sempre ai cordoli. Quando meno te l'aspetti, te giri. Io adesso sono dietro a Franchetto. Ma voi ci siete andati in box davanti? Io sì, Franco ancora no. Perché io devo fare. Io spero di aver anticipato qualcosa. Benzina, eccola! Metto la grassa, c'hai ragione Pirillo! Vado con la grassa, Pirillo! No, gliela faccio a passarti qui, Franco, tranquillo. Che tuo pace! Raga, gomme fresche, benzina grassa, devo recuperare qualcosa, No, c'è delle la benzina. Dai. La benzina va saputa ad usare durante la gara. Tu come stai messo con la grassa, Matthew? De grasso corporeo ce n'ha aiutando, mo dopo quell'ora non lo so. Quello pure io metto, se ti interessa, c'è un po' di cassetto, tanto. Mamma mia. Andrea, è una gara tesa, Questa è una tesina, non è una gara. Ma sta attento qui, è come commetto qualche errore, mi recuperano subito. Ma chi lo dici? Ciao Ferrogoffo! Io spero di recuperarti qualcosa, signor Matt. Sì, signor James, ma dubito.
Ammazza come consuma la benzina qua, oh. Oh, però tutto sommato, tutto sommario, tutto sommario. Stai creando un Franco certa è pericoloso perché c'ha le rosse. Il pilota alle tue spalle. Chi è Mario? Franco, ho detto, è pericoloso perché, perché c'ha le rosse. Ma qui le rosse c'hanno un deve pure, ma finiscono parecchio la svelta. Ma con 5 giri rimasti, se se la giostra bene, potrebbe guadagnare, andrei là sul podio. Io sto facendo la baga più bella della mia vita col fantasma di Micheletto. È un sorpasso contro un sorpasso. Perché sto a un passo da superare Marco Farmer, ma sto pure a un passo da poter fare un possibile testa coda. Perché sto a spingere tantissimo, capito? Sto a spingere sui cortoli. Dai che dopo nel Vietnam ci sarà da ridere. Senti il cuore come fa andare. Tata, 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 tata. Ehi, sono Alex. Devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. È andato in box, Marchetto! Oh, ottimo! C'ho tutta la strada davanti! Oh, c'ho solo il fantasma di Micheletto che mi divide dai primi punti mondiali! I primi punti mondiali! C'ho solo il fantasma di Micheletto! Poi c'è il Mr. Me, allora! Mr. Me, dai, fammelo sto testa coda! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri! James, tu sai che è la sua, vero? No, io non c'entro niente! Lo vedi arrivare a finire undicesimo? Sarola. Aspetta che mi danno un consiglio in chat. Standard tieni gli ultimi 0,50 per l'ultimo giro. Non ce l'ho 0,50, c'è uno 0,47. E mancano ancora 4 giri. Mi hai dato giù, eh? Anzi, vedrai che l'ultimo guarda, giro... Guarda, roba che la benzina costa, No, vedrai che mi tocca mettere magra l'ultimo giro. Non magra. No, se mantieni standard ce la fai. Soldato Marco più veloce. No, no, potete entrare quando volete, raga. Soft. Certo che chi c'è dall'inizio, chi entra sempre, è più avvantaggiato nella classifica finale, però... Potete entrare quando volete. Uè, Lupettina, buonasera! Finalmente qualcuno che mi dà un po' d'amore. E Lupettina scrive 18, buonasera a Morini miei. Buonasera, ciao Lupettina. Grazie dell'amore, che di questi tempi veramente l'amore serve. L'amore conta. Mi ha recuperato, mi sta attaccato Matthew. No, veramente io se stavo davanti, io ho tutti gli box, però non... Che agitazione, Matt, che agitazione. Matt, che agitazione. È un misto tra un toscano e un brasiliano, che è? Mamma mia. Mo Matthew c'è il cosino freddo. E mica è morto. No, dico, c'è il cosino fresco, come si dice? No, più caro c'ho le gomme rosse, quindi... Matthew, però, fa una bella cosa per evitare polemiche, superami il rettilineo. Fatto ben figli uguale rettilineo. Ah, io non ho capito se c'avete le macchine bombate. Cioè, la mia ha tutto, non gliela faccio sorpassare. Matthew, mi metti in ansia. Tu stai. Passa, figlio, passa. sono andato. Mamma mia, che ansia quando non vi vedo in curva. Perché Robby, io. Quando tu ci hai fatto la curva, io già stavo 40 km più avanti. E ne parte la macchina, che è? Sta ingolfato. C'è Gazzetto in chat. Gazzetto col trattore rosa. Sufficienza per altri. Matthew, ma è possibile che ho visto una goccia d'acqua? O mi sono sputato sul bordo? Il Bahrain è difficile. Come se ti sei sputato sugli occhiali.
No, so io che quando ti sono sorpassato ti sono sputato. Ciao Lupettina, che vi saluta tutti, la dolce. Ciao Lupe. La nostra dolce furettina. Il distacco dalla vettura davanti è 2,7 secondi. Capirei, Matthew mi ha preso un mondo. Mi ha preso un mondo. Ci vorrebbe che fa un testa coda, un cordolo. Però non te la sta a tirare, dai, obiettivamente. No, così niente. Quante speranze ci so che il fantasma di Micheletto va fuori ci pista? Sono tante... Ah, boh, non lo so. Ciao Federico, buonanotte. Domani ce l'ho, sì. Oh, mamma mia! Era trasparente, scusa Manolo, era trasparente. Chi è trasparente, piccolo? T'ho evitato, non so come ho fatto, guarda. È successo, amico? Madonna, quanto è bravo, quanto corre bene Matthew. Ah, niente proprio. Mamma mia, raga. No, dai, però me lo ho fatto una così bella gara, arriva undicesimo un'altra volta fuori da zona punti. Qui, la fortuna non va là. Anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Buonanotte, Mickey Massey. Quanto vorrei che qualcuno davanti si scartapecorisce. Perché devo guidare con una mano? Fa tutto il viaggio in prima. Guarda la macchina che te piglia. Come stai messo, Matt, tu? A 90. Andrea, qualcuno davanti da sperona magari e fa un favore a Robertino? Non posso, mi spiace perché sono primo, davanti a me sono tutti trasparenti quelli che trovo. Raga, guarda, volendo, volentieri, ma non posso. Vorrei, ma non posso fidarmi di te. Chi era questo? Bersani. Buono. Nome? Samuele. Io non bravo, Manolo. Bravo, Manolo. Bravissimo. Ma Samumila. Non cerco. Non c'è Samumila stasera, ci ha dato buchina. Salve! No, mutatela, non posso distrarre. Lupettina, buonasera signorina! Ma come sta lei, dolce furettina? Tutto a posto! Una dolce furettina! Noi qua stiamo facendo delle gare ansiose, Lupe. Mi sto guardando. Guarda, Lupe, l'ansia si taglia con un bastone, guarda! Provi, lo sai che se vai a Limox l'ultimo giro ti dà un bondo, sì? No, io, Mettiuccio, vorrei solo che tu scartavetri un muretto. Quello è Però è onesto, dai. Però credo che questo sogno rimarrà un sogno perché hai fatto una gara bellissima. Magistrale, serenità. Già me! Già me sta vinto, Lupe! Già me sta vinto! Yeah. Guarda i fuochi d'artificio per James! Avete visto? Dica Lupe. Sta a posto. Tutto bene. Pettina mangia, mi sa. Che sta a mangiare? I fiori di garofano, che stai a mangiare? No, James lo sa che sto a mangiare. Le gallette! Buonanotte, Serenuccia! Grazie di tutto, Serenuccia. Lo sapevo, ho buttato la gara. Bacettini a Serenuccia. L'ho vista in diretta, mister. A domani, Serenuccia, bacetti. Le gallette. Le gallette. Resista a mettere, signor mister. Ci provo, ma... peperoni fatti al forno. Ma già messe mesa non ci mangia i peperoni con le gallette, vero? No. Dovrai scontare dei secondi di penalità. Però più bello pure per la penalità all'ultimo. Sono riuscito a più penalità all'ultimo giro. Io non mi cammina la macchina, perché? Abbiamo finito a benzina alla fine, Andrea. Tutti. Insomma, Lupe, che dici? Ma niente, sono andato al mare, venerdì. Ah, che botta per fatto! Oddio, che cosa è sentita? Che cosa è? Era una trappola per topi? Oddio mio, mi devo mutare un attimo! Sì, è combinato! Mi scusi, signor Brandi, ma io amo le gallette.
Io sono uno che se hai dato uno schiaffo in faccia da solo e si è cavato le lenti che non amano te. Si è fatto male, sei onesto, giuro, si è fatto male per davvero. Oh mio Dio. Non risponde più, ci sarà da preoccuparsi. Ebbene ragazzi, avete assistito alla morte di Robby Mello in diretta. Le bionde trecce schiaffi in faccia e poi... Ma già mi sei quinto davanti a me. Che non si può. Sai come la forza delle gallette questa è. Non bevevo Jägermeister, perché? Che strike. Robby. Scherzano. Robby. Ma Robè. Che miseria. Ma sto secondo. Sto secondo. No. Ragazzi, no, sai cosa sta succedendo? Matthew. È un autoscontro. Via, 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 via. Scappa, 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 scappa. Lupix. Lupix. Scusa, Franco. Che mamma mia, Robè, ma sei incriminato. E non lo fa apposta, questo mi frena davanti. Vai, vai. Mi frena davanti, Franco Pace. Ciao, Robè, ci vediamo dopo. Vai, Ame. Carina, giù, in carena. E in carena. Guarda, c'è Robby, Robby, frena qua giù, te prego, frena, Robè, che se ammucchiamo male. Continua a spingere, sfruttiamo al meglio. Vai, Ame, vai. Guarda, guarda, no, vabbè, Robè, dai, ma che cos'è? Oh, là dietro. Ma non era Roberto, era Mirko. Grazie. È divertentissimo. Ma quanto è divertente questa pista, non l'avevo mai fatta. Perché non l'avevo mai fatta? Ma che cos'è? Perché non l'avevo mai fatta sta pista? Andrea. Andrea. È divertente pista. È troppo bello. È divertente. Oh, Giamettino. Chi è dietro? Si stanno a cartapecori tutti! Mirchetto! Oh, Manolo sta incazzato! Manolo sta incazzato, mi sta superando! Oh, non mi cambia più! Ma no, se tu mi stringi c'è il muro però, eh! Vai, Yamen! Tu messo al secondo, eh! Solo no. Per te, eh! E mo lo supero, aspetta! Oh, mamma mia, sputtellate che si sta matta con Manolo! Mamma mia, non ho mai visto sputtellate così! Mamma mia, e sportellate con Manolo. Andrea, vi ha dato sportellate con Manolo. Dove stai, Andrea? Un attimo a combattere con Franco. O vengo io nella vostra pista, cioè nella vostra corsa. Tranquillo, il primo lume. Grande chiave! Vai, vai così! Dimmi! E qui James non si chiappa più, perché questi non fanno uno sbaglio, Sono finiti quelli da dietro che spingono, quindi adesso potevo andare tranquilli, vedi? Andiamo fra! Dai, James! Ce la puoi fare! Io credo in te! Vai, scelgo te, James! James giù, scelgo te! Un Pokémon. Io ti ci vedo come Pokémon dentro una palla. Io potrei essere tipo incazzato sempre come Pikachu. Sì. Eppure Pikachu è così puccioso. O magari dormiente come Snorlax. DRS ora. Non è che dormo tanto, dormerò 5 ore al giorno. Dico a notte. Vabbè, quella potrei magari essere io. Magari riuscissi a dormire come Snorlax. Andrea, lei mi deve dormire di più, vabbè. Magari. Vabbè, quella vabbè, Andrea, quella potrei essere io. Snorlax? Ma che è un medicinale, Snorlax? No, era un Pokémon che dormiva sempre. Lo devi svegliare col flauto che era lì. È un orso. Ma che è un orso? Ma Bruno? No, bianco. Ma chi l'avrebbe detto? Ma chi... L'ho capito adesso! Raga, ma Robby è ancora terzo, seriamente, stiamo a fare. Sì! Cioè, se arriva, cioè, se arriva, se arriva dai, poco... gas!
Il Vietnam, raga, è... Robby, dai gas! Veramente, se arrivo al podio, James... Ma dai gas! Almeno metti di secondo! No, e c'è Franchetto Paci secondo, Franchetto è forte, eh. Buonanotte, carnivoro! Grazie di tutto! Carnivoro? Non so comunque quello che è successo all'inizio, raga. C'è stato un Franchetto bordello. Si è ammazzato! Davanti agli occhi miei l'ho portato in sfiga! I fluidi! Oddio, c'ho paura! No, raga, non mi dire. Robby, non t'azzardà, vuole arriva primo, eh. Perché sennò qui arriva la macumba e la fine. Mamma mia! Come ha fatto Franchetto? Dallo fare. No, lei c'ha paura della macumba. Che sarebbe? Che mi porta sfiga, lui. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo che comincia a dire, ma rallenta, ma schianta da addosso al muretto, fai l'incidente, capito? Forza gallette, sei tutti noi. Mamma mia. Forza Normax, scelgo te. Normax, non c'è Normax. Che avete detto voi? Norlax. Brandy, non lo posso leggere quello che ha scritto. No, io adoro Brandy, scusate. Lo faccio, faccio il video, ci faccio il vlog. No, ti prego no, perché poi lo manderesti in chat, quindi sta buono. Grande Brandy. Vola, 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 Robby Mello. L'elicottero volano, raga, non ho detto niente che, Cominciamo. Io penso ce l'hai dietro, tra Robby. Oh, non è bello avercelo dietro, Robby, te lo dico. C'ho un Mirchetto che mi insinua da dietro. C'ho un Mirchetto che mi si sta infila dietro. Vai, Mirché. Sei tutti noi. Occhio, Yaves. Mamma mia. Ogni tanto mi aiuto con qualche sponda come a biliardo. Lascialo stare il muretto. Ogni tanto me. Ogni tanto. Matthew, che c'hai bello? Ogni tanto me. No, mi ha recuperato qualcun altro perché vedo due frecce invece di una. No, pure Franchetto Pace ce l'ho rincia dietro un'altra volta. Mi sa che lo rivuole la posizione. E l'hai tutti appaiati, oh. Mamma mia, sembrano delle allodole. Ce l'ho tutti qui. Mirchetto te l'ha battuto. Devo chiederti di non quanti giri vi manca, no, raga? Mamma mia, come girano le ruote. Tanti, Lupe. È il 5 del 20. È il, 4, è il quinto del 4. È il quinto del. Infatti, sì, vabbè, sta dai numeri quest'altro. È il quinto del 14 dei giri. Ma effettivamente sono 5 giri, ho fatto. Mi pare una settimana e sta girando. Mamma mia. Mirchetto ce l'ho attaccato troppo dietro. Mirchetto ce l'ho troppo dietro. Eccolo! Eccolo che mi infila! Eccolo che mi infila! No. Robby, stai buono con le parole. Insinua. Attenzione. Mirchetto supera. Robby. Alla fine della gara. No, tre secondi mi hanno dato. Occhio, Yame, se c'è Mirchetto dietro. Perché devi superare solo Roberto, mi raccomando. Io, boh. Che c'hai, Matt? Che è che ti perfuma? Niente, niente. Che c'è, Matthew? Non lo so, senza tocca a muri, senza tocca a niente, sono io già a girarmi tre volte. Così, punto in bianco, boh. No, oh, ha detto girarmi, sono girato. Porca miseria. Perché solo io. Hai vinto? Yames? No, ancora no. Voglia, Lupe. È lunga qui la faccenda. Io però me sono girato. Io c'ho il dito che cedo il gas e che non sento più. E niente festeggiamenti, dice Brandy. Niente elicottero. Che vola però. Che vola, esatto. Quello che ha fatto clocchio, 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 clocchio.
Che elicotteri conoscevo? Ecco, e penso a una cosa che io in RP, quando mi sono sposata. Oh, non ci hai invitato, Lupe! Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da in RP dico. Perché ti si può pure sposare in RP? Il mio lui mi ha fatto la sorpresa. Che praticamente dovevo andare al matrimonio in elicottero. No! Ah, come Berlusconi in elicottero. Sono salito in elicottero e siamo arrivati a alla cosa. Al matrimonio. Ottimo, ottimo. Una sposa in elicottero non l'ho mai visto. Oh, raga, non piate i muri che fate rimbalzare. Con i miei testimoni, d'altronde. La direttrice di dove lavoravo. Ma se mo dicevi che veniva a fare quello lì che era contrario, no? Eh sì, che uno dice se questi due, se uno dei due c'ha qualcosa da ridire, adesso. Te l'ho detto, c'era un po' di imbarazzo tra gli sposini, però Andretto non stai niente che vengo giù, guarda che... Andretto, com'è l'uscita del box qui? Brutta. Io e Barzi abbiamo fatto l'undercut. Non dare gas. Mi è in cazzo. L'undercut. Rebbe. Mamma mia, questo è brutto. È un brutto. È brutto. Come si chiama? Brutto flashback. Brutto. È un brutto flashback. Dai, evita la linea bianca all'uscita dai box. Dai, Andre. Oh, ma sta a finire a benzina. E metti a benzina, muovite. Che Robby sta già uscendo dal box. Box, James, box. Hai visto come fa la radio? Ma lascialo stare, James, poverino. Ma James è un... Oh, e che c***o però, Io poi cazzo si chiede a ma cazzo tu balacca a federe. Oh, ma non si può, è impossibile, mi sono girato 7 ore, ma... No, queste lingue morte. Tu prenda un po' di Normax. Prenda un po' di Normax. No, non è possibile. Stavo sesto 7 volte. Cioè, se non gliela facete guidare, non c'è io che c'è Fiyogi. Che cavolo. Mette, non si divertisseci, però. A un certo punto, fino a un certo punto, però. Ma avete fatto arrabbia a me. No, dai. Lupetta, dica qualcosa di dolcioso. Dai, Matthew, non fai. Dai, un cavolo, dai. No. Te lo dico io, quello è chiaro. Niente, si è arrabbiato Mattiuccio. Chissà che ci siamo persi. Chissà quello che ci siamo persi. Adesso, poi a fine gara saranno 3 ore e 40. Però. Sole? Giametto, ma lei è sempre primetto? Ancora sì. Sì. Però se gentilmente evitasse di mandarmi le macchine... Già metto, sono diventati 6 secondi di penalità. Bene. Mi distorcio. Distacco dall'auto davanti. 3,0 secondi. Oh, Barzi mi ha trapassato. Robby, non farti mettere le penalità. Ma sto arbitro è venduto. Addio. Quest'arbitro è venduto. Arbitro pennuto. Che amarezza, ragazzi. Che amarezza distorciante. Il carburante al target più 1. Puoi passare a giri del motore superiori. Subito, Alex. Ha detto Alex. Sì, Lupe. Alex mi ha detto che posso passare al motore più performante, André. Dai, spingi. Ma c'ho 6 secondi di penalità. Però a me mi bastano appunti. Ma insomma, alla fine, sta pista, vi piace? Ma sai che è divertente, tutto sommato? È divertente perché è un battimuro, A me piace. Secondi sulla vettura davanti a te. Pista. Vero? Pista piace. È bello, è un battimuro. Perché non c'è ricorso? Perché non gesi corso? No, dai, è divertente. Solo che è un battimuro. Cioè, penso coi danni è qualcosa di improponibile.
Robby, sai guidare nella vita reale? Ma come no? Come guido io non guida nemmeno un pollo. Ok, se sai guidare nella vita reale, allora non sai guidare nei giochi, scusami. Oh, Mirchetto, t'ho visto toccarti con la punta! Ho visto Mirchetto che si è toccato con la punta. No, dai, che ma su Epic? Mi stanno a infilare tutti, pure all'Annuncio Florio mi ha infilato. Come stai messo, Andrea? Sto primo. A 25 secondi al secondo che è Franco. Tonino, non c'ha abbiamo Formula 1 sufficienza per vogliono Lupetta in gara. Non tenga, ci tengo. Sulla macchina mia. Ah, sì, sul tetto però. La Lupa sul tetto che scotta. Beh, in teoria sono al box di James, ma comunque. Grande Lupetta. Mi distorcio ora la ratta. Se continui a piare i muri, voglia di distorcerlo. Caro James, lascia stare Yame e pensa alla gara. E la gara è ancora lunga, eh? 4 giri così sono 6 mesi della vita reale. Reale. Ma una volta capito come devi affrontare curva è facile come gara. Ma non so se sto Brandy, c'ho 6 secondi. No! Mi sono girato, Andrea. Succede anche bandiera a me. Bandiera gialla. No, ma sono stato bravo a non toccare i muri, a non andare a testa coda, cioè ho ripreso subito. Che palula. Guarda, più siamo meglio è, guarda. Slender fa paura. Lo dovresti riportare. Ma che paura, Robby. Che paura lo Slender. Già, ma sarà un gioco che tu dovevi cercare i fogli. Lo ma... conosco. Lo Slender. Ma su Roblox noi lo giocavamo. Ah, Roblox. No, Roblox non ci ho mai giocato. È bellissimo, è l'unico gioco che a me mi fa impazzire, l'unico. Roblox? La modalità è Sled. Anzietta, tutto. Il bello sai cos'è? I suoni ti fanno veramente paura. È vero. I suoni ti confondono il cervello, guarda. E beh, e lì io già sto messo così de mio. Se vuoi dopo ci faccio una partita, Rob. Devo riscaricare l'account e tante cose, però un giorno ci giochiamo. C'avevo l'account lì. Va bene. Che c'ha la scelta stasera? Un po' di goletta golosa. Un po' di mal di gola. C'è quando c'ho la voce, c'è quando non c'è. Mi pizzica. Quello è il ventilatorino addosso. Vero? Metti il ventilatorino addosso. Vedi? Ragazzi, mo muoio ed è caldo per caso, scusate. No, ma... Mirchetto ormai mi ha preso una vista. Mi accontento davvero. No, vabbè, raga. Train Steam World 2. Non mi piace, so che sto pettina una frase. Non mi piacciono molto i treni. Cioè, Sheldon mi odierebbe per una frase così, Andrea. Anch'io ti odierei. Come fanno a non piacerti i treni? Su Epic. Gratis il prossimo lunedì. Il prossimo giovedì, scusate. Che ti precede è 5,6 secondi. Comunque credo che sono settimo in totale, Andrea. Perché so quinto, però c'ho 6 secondi di penalità.
Sì, ma c'ho le rote finite, Lupe. C'ho le rote finite. Alan mi infila come... mi infila come una sardina, Alan, guarda, guarda, Alan, mi infila come una sardina. Andrea, hai visto le sardine? No. Mamma mia. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Aggiornamento di Rogue Company. Mamma mia, un solo giro, Lupe. Ultimo giro, devo riuscire. Devo riuscire a non far troppe cacchiatelle. Andrea, tu avrai vinto già, no? No, all'ultimo giro adesso iniziamo. Cazzo, miseria, mi sono dovuto fermare per non toccare Alan. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Qua l'unico che commette gli errori sono io. Penso che ho settimo, ottavo addirittura. Metti io settimo o ottavo. Eh? A me mi sa che manco la benzina mi basta. Volete vedere che manco la benzina mi basta? Oddio, che ansia di fine live. Che ansia di fine live, raga. Perché? Dai, su, è quasi finita. Ti sei fatta una gara 25% in Vietnam, l'avresti mai detto? No, e sono arrivata pure a punti. Capito? Quelle altre piste che fai sempre e non ci arrivi. Questa che non ha fatta mai, ci arrivi a punti. Strana la vita, eh? Mamma mia. Che fantà. Ma scusa, Andrea, mi viene una domanda. Ma non è meglio partire con più benzina e usa più la grassa? Più benzina, ma macchina più pesante, ergo però macchina più lenta. Però puoi usare la grassa per più giri. Sì, ma è macchina più lenta e ti cambia la guidabilità. No, il multiplayer è gratuito. Ah, fine. Fanno male le braccia. Hai vinto? Sì. Tu mi hai chiesto di vincere, Lupe, ho vinto. Yeah! Questo è per te come vittoria, Lupe. Oh, che tenero. Credo di essere arrivato o settimo o ottavo. Però, oh, primi punti del campionato. Piccolo Yami. Primi punti del campionato presi in Vietnam. Cioè, se me l'avessero raccontato, non ci avrei creduto. Conto, sì. Ma c'è. Grazie a Lupetta, porta fortuna. Vedi? Mamma mia, Lupetti, porti fortunissima. Qual è la bandiera a scacchi? Dov'è sta bandiera a scacchi? Oh, Robbimello settimo. Settimo Robbimello. Settimo Robbimello. Mamma mia. Mamma mia, Andrea, settimo. E Mister Me sesto. Mamma mia. Che fatica. Avete vinto i cosini, raga. Quelle due o tre persone che hanno buttato. Sentite? Parlavo. Sì. Ecco perché nessuno vi rispondeva. È rimutato.